sta per cominciare adesso la terza partita della prima giornata del torneo Skies 2022-2023. L'arbitro sta decidendo il campo. Andiamo, si aspetta adesso il fischio d'inizio. Con, spiegando un attimo le regole alle due squadre in modo tale da non avere poi incomprensioni durante la partita. La squadra in maglia nera andrà a battere. Va a battere Esposito e sul pallone si attende solo il fischio d'inizio. Si parte adesso con Esposito che la dà a Palma. Pallone fatto tra i piedi, va, prova a lanciare lungo adesso, ma scivola e l'avversario ma riesce a riconquistarla adesso con Ablasio, Marco che la gioca. Bate non riesce a tenere questo pallone per sì. Adesso rimessa per la squadra in maglia nera. Lunga dall'altra parte per Guarino. Fallo per la squadra con la pettorina. Si prova adesso a costruire dal basso con Abate. E poi... Però si deve ricominciare perché l'arbitro non aveva fischiato. Pallone che passa di nuovo per Abate. Centralmente verso adesso il portiere Di Stasio. Adesso Ablasio per il fratello Marco che prova la conclusione con il destro. Con il destro che però non sortisce alcun effetto, quindi si ricomincerà adesso con la Zito che va per Palma che lancia di nuovo lungo verso il proprio compagno, ma la difesa avversaria fa buona guardia verso Di Stasio che fa ricominciare la propria azione di nuovo per Ablasio. Porta palla, la dà ad Abate che è scattato sulla fascia, che però se la allunga troppo e niente da fare. Allora adesso è Abate che da dietro, ma niente da fare. Si riparte con Guarino che allarga tutto per il proprio compagno, va col destro, ma uscita il portiere Di Stasio favorisce il recupero. E ancora però la squadra con la maglia nera che è andato vicino alla rete. Si Abate per controllare in tranquillità perché nessuno degli avversari va a fare pressione. Adesso quindi si riparte. Un intervento da parte di Palma che aveva ribaltato l'azione e niente da fare però. Purtroppo niente da fare per la squadra in maglia nera. Ablasio tiene il pallone. Va dal fratello Marco che finta il tiro, poi lo fa, poi va da, direttamente dalla lunga distanza di poco fuori il pallone. E allora si riparte. Chiede il fallo. Pallone messo fuori. Bisogna ripartire con una rimessa laterale. Ablasio cerca di nuovo la conclusione col destro, quest'altro è il fratello che però finisce molto alta rispetto alla porta difesa dal portiere con la maglia. Quindi Guarino prova a girarsi, tunnel ai danni dell'avversario, poi viene fermato, allora si riparte, ancora Guarino,
Veronica ad allargarsi l'inserimento del Esposito che viene servito ma non trova il tocco vincente. Allora si parte dall'altra parte, un applauso. Il tiro di sinistro che finisce in rete, bel gol di Cattiveri che porta la squadra con la pettorina sul 1-0. Questo è davvero un bel gol, questo è uno dei migliori visti finora. Adesso quindi bisognerà ripartire dal centro del campo con la palla battuta dalla squadra in maglia nera che adesso gestisce Guarino, tiene il pallone, la dà centralmente verso il proprio compagno che però non può intervenire. Allora Blasio per il fratello, adesso Abate cerca lo spazio per la conclusione ma non c'è, era Ablasio che cambia dall'altra parte per suo fratello e allarga tutto verso il portiere di Stasio, dall'altra parte ancora centralmente per Abate solo e Ablasio può andare destro, sinistro, niente a fare, Esposito lo ferma e si riparte dal portiere e prova un lancio lungo che però non va, e allora Ablasio finta sul destro, si allarga verso il centro del campo, poi converte verso la sinistra, non serve il compagno, quindi può ripartire l'azione avversaria con il destro secco del numero 7 che però finisce due volte sul avversario. L'arbitro fischia per un cambio di vista, adesso entra in cambio con Rotondo che fa il suo ingresso in campo. Anastasio può bloccare tranquillamente, allora Blasio la dà adesso a Rotondo che corre, niente da fare, questa volta la palla di Blasio non riesce a sfondare dall'altra parte subito con Guarino che mette in mezzo ma nessuno aveva attaccato la porta. Allora Palma che gestisce, la dà Esposito, ancora Palma, può arrivare alla conclusione forse con un fallo, sì, adesso fischiato dall'arbitro, un fallo che permette adesso alla squadra in maglia nera di avvicinarsi pericolosamente alla zona avversaria. Vediamo come chi andrà a battere questo calcio di punizione. Si allontanano tutti, l'unico che resta in zona è Guarino, forse sarà proprio lui a batterlo con il destro. Infatti è così, l'unico resta sul pallone Guarino che va direttamente ma sulla barriera. Allora Palma va corpo a corpo con Rotondo, Rotondo la gioca, se ne va in velocità, Rotondo sul destro invece di provare a calciare la dà centralmente ma non riesce a sfondare e allora adesso è un calcio d'angolo per il squadra con la pettorina, si riparte con Esposito, prova a condurre, Blasio ferma tutto, allora centralmente a Blasio sul destro, poi sul sinistro, ad Abate che invece di tirare va a centrare un fallo, cioè fallo da un limite, questo è davvero un ottimo calcio di punizione. E ci si abbraccia, ovviamente il clima è disteso, è una partita di un torneo di calcetto ma gli animi sono comunque carichi, caldi. Bisogna adesso vedere un po' gli sviluppi di questo calcio di punizione con Blasio che va al punto di battuta e va adesso col destro direttamente su Palma che quindi si riparte dall'altra parte. Un pallone gestito alla difesa avversaria, si riparte dal portiere. Allora adesso Esposito che tiene la palla sul destro, salta al proprio avversario, va col destro però bloccata la distanza, si riparte dall'altra parte a Blasio, tiene il pallone a Blasio sul destro ancora Blasio, prova ad appoggiarla invece no, va con la sola ancora, l'avversario diretto riesce a bloccarlo e addirittura guadagnare la rimessa. Blasio però va a contrastarlo su questa rimessa e si ripartirà con un pallone lungo lanciato direttamente da questo Rotondo, si gestisce e va adesso Palma su Esposito, Palma ancora da dietro, l'arbitro chiama, non chiama nulla perché chiama pallone.
Quindi adesso Guarino con la 10 prova a destreggiarsi, salta uno, ne salta un altro, va centrale verso esposto, ma la palla viene bloccata, a Blanco viene fermato esposto, palla per la squadra con la pettorina. Si chiede di gestire adesso Rotondo, portapalla centralmente, va centrale da solo, prova a sfondare ma palma con buona copertura, questa è una sfondata regolare, poi l'uscita del portiere però non consente a Rotondo di tornare sul palo, con una rimessa dall'altra parte si gioca una rimessa laterale battuta adesso da Blasio verso proprio compagno di squadra Rotondo, va sulla fascia sinistra per Abate centralmente, destro sinistro dall'altra parte verso Blasio, vede l'uscita, pallonetto ma niente da fare, bisogna si ricambia adesso, vediamo un po'. Entra in campo il giocatore con il numero 7, esce Esposito per qualche minuto, anzi no, esce Palma, Dolorante, Ablasio gestisce il pallone dal fratello, ancora Ablasio col destro, la sola, il numero 7, ancora Ablasio torna su di lui, sinistro, la parata del portiere maglia nera che può far ricominciare il gioco. Rotondo consente, copre l'uscita di Stasio, che adesso la squadra in maglia nera che attacca, adesso il l'arbitro chiede di aspettare il fischio che arriva adesso direttamente a Di Stasio, che può ripartire adesso dai piedi di Rotondo, passa adesso da Ablasio al fratello e poi al proprio compagno di squadra Di Stasio, la gestisce Ablasio, la tiene, la controlla, gestisce, guarda i propri compagni, nessuno va a vedere, quindi da dietro a Rotondo non c'è molto movimento, quindi ancora Blasio che vince il contrasto con Esposito, Blasio col destro fermato e qui deve difendere questa palla e poi se ne va, allora il giocatore maglia numero 7 che deve andare a contrasto ma Blasio vince ancora il contrasto, anzi no, la rimessa è per gli avversari, stavolta si torna ai piedi del portiere, va lunga dall'altra parte, giocatore avversario in rete, stavolta è Guarino che riesce a metterla dentro, adesso bisogna attendere il fischio dell'arbitro per la ripresa del match, ma per il momento la partita è sull'1-1 con Blasio che tocca Rotondo, a Blasio ancora il fratello questa volta centralmente per il compagno, chiudere gli spazi, la squadra avversaria, tocco di mano non visto ma poi fischiato, non visto inizialmente ma fischiato per aspettare la regola del vantaggio, Rotondo chiede movimento a Blasio centralmente, va a lungo ma in comprensione con il proprio compagno di squadra e quindi adesso si riparte con la squadra maglia numero la squadra nera, Ablasio recupera sul sinistro ma la parata del portiere non gli consente il gol, questa volta è il difensore a bloccare e poi Ablasio col destro non conclude in porta, la palla finisce fuori, quindi si deve ricominciare, palla ad Esposito, Esposito sulla destra, prova a rientrare sul sinistro destro, conclusione che non va. Quindi adesso il numero 7, Esposito, salta l'avversario, poi no, era Ablasio che riparte dall'altra parte per il fratello, Ablasio col destro, colpisce col portiere e poi sì, stavolta sì che c'è il gol, c'è l'esultanza anche della panchina e quindi Ablasio c'è anche un po' di protesta per un ipotetico fallo non fischiato, ma l'arbitro assegna il gol ai giocatori in pettorina gialla.
quindi si potrà adesso ricominciare. Si sia adesso la ripresa del match con il giocatore in maglia numero 7 che la dà al proprio compagno. Vicino prova a passare. Adesso fischia il fallo. Esposito. Direttamente in porta. Di Stasio blocca. Allora, va rotondo direttamente lunghissima per il proprio compagno che prova il sombrero, poi alla dietro da Blasio. Controlla, prova il dribbling, non va, allora si riparte, la squadra in maglia nera. Esposito, la dà larga per Guarino che riesce comunque a saltare l'avversario, ma Di Stasio esce e blocca tutto. Allora rotondo, riparte velocemente dall'altra parte, una corsa posto posto a Blasio col destro, che conclusione forte anche angolata, ma il tocco del difensore riesce a insieme del portiere che la mette sulla traversa. Allora si riprende con il calcio d'angolo battuto da Blasio. Da quest'altra parte si riparte dal portiere Di Stasio. Ancora la squadra gialla che avanza, destro e ancora rete di Blasio. Adesso si chiede il cambio, ma la squadra in maglia gialla è avanti di 2 gol in questo momento. Palma entra al posto di Esposito, bisogna attendere che la ripresa del gioco. Per il momento vediamo, si riprende adesso con Guarino che fa riprendere il gioco, poi il calciatore in maglia numero 7 da dietro direttamente al portiere, lunga, ma c'è Rotondo che prova a sorprendere poi il portiere e va direttamente sul destro. Dall'altra parte il portiere scivola e sta commettendo un'ingenuità. Stavolta si riparte velocemente con la squadra in maglia numero nera che va dietro a Rotondo, si deve girare, la dà al portiere. Di Stasio sale a Blasio, vede l'inserimento di Abate ma niente da fare. Allora adesso si ragiona con la palla tra i piedi. Rotondo sale, non pressato, allora Blasio centrale. Si gira ma sbaglia il passaggio, allora Palma va direttamente in porta, la palla è alta, niente da fare. A Blasio va sul sinistro, va dietro, appoggia Rotondo, lunga adesso per il proprio compagno. A Blasio riesce col destro, botta che viene parata. Adesso si ripartirà con una rimessa laterale. Si chiede di girare questo pallone. Di Stasio allarga, Abate vede il movimento di Rotondo che stoppa col petto ma deve girarsi, allora torna dietro col pallone tra i piedi. Di Stasio, ancora Di Stasio centralmente da Blasio, pallone e palla e piede, quindi sarà fallo. Il fallo che viene bisogna attendere il fischio dell'arbitro che arriva adesso, quindi si può riprendere. Rotondo, intervento in anticipo di Palma, allora Guarino ma col destro, la botta che però non riesce ad impensierire il portiere avversario per una deviazione. Adesso i cambi,
un Blasio che dà il cambio al proprio fratello. Posto che rientra in campo al posto del calciatore numero 7. Quindi si riprende con il calcio d'angolo annullato da questo intervento. Quindi si riprende adesso. Rotondo da Di Stasio. Di Stasio di nuovo rotondo. Ancora sulla fascia si gioca di nuovo rotondo centralmente. Scodella verso il proprio compagno. E si chiedeva l'uscita di palla. Dall'altra parte direttamente in porta, invece va affrontato un passaggio verso Blasio. Quindi si riparte con il portiere che dà centralmente Guarino. Niente da fare, fermato. Adesso però Guarino ancora sul passaggio ottimo di Palma. Niente da fare. Adesso si riparte con Palma, Guarino ancora, Guarino centralmente, Guarino col destro, esce di pochissimo questo pallone e sfiora il palo. Adesso rotondo va direttamente lungo, ma c'è incomprensione, quindi si gioca con squadra avversaria che tiene il pallone. A Blasio non riesce ad intervenire. Esposito sul sinistro, la parata di Stasio. Niente da fare questa volta. Si ripartirà con una rimessa laterale per la squadra in maglia nera. Battuta direttamente sul calciatore avversario. Esposito perde il contatto visivo col pallone. Allora Blasio prova un dribbling di troppo, fermato, ma la palla è ancora buona. Rotondo, può andare direttamente in porta. Ci pensa, invece no, scarica da Blasio. Blasio deve tornare, deve tornare indietro. Allora si riparte di Stasio. Adesso da Abate, pallone che viene giocato di nuovo dietro da Di Stasio. Abate centralmente per rotondo, il pallone sfila, è ancora buono, invece no, esce, e quindi sarà rimessa laterale per i calciatori in maglia nera. Il pallone adesso viene giocato da Palma, va centralmente per Esposito, di nuovo Palma, Palma, niente da fare, stavolta il pallone viene bloccato dalla difesa avversaria, con Abate che prova a giocarla lunga, sombrero sull'avversario, ma niente da fare, quindi si riparte con Guarino che tiene il pallone, Palma riparte, chiama il fallo. Il fallo all'arbitro per un contatto tra Palma e Abate, e si riva con Palma. Esposito centralmente, Esposito sul sinistro, la allarga Guarino, Guarino direttamente in porta, ancora palla che finisce sul fondo, sta calcio d'angolo però con una deviazione provvidenziale che ha messo il pallone sul fondo. Si lamentava però Esposito per il mancato passaggio, che è una botta che rischiava di impensierire il portiere. Di Stasio però riesce tranquillamente a bloccarla. Questa è un'ottima conclusione dalla distanza, ancora Di Stasio protagonista con una bellissima parata che mette il pallone nell'angolo, in angolo, e bisogna adesso attendere. Lunga dall'altra parte verso nessuno, quindi si riprenderà adesso con una rimessa laterale con la squadra pettorina che sta vincendo il match. A Blasio deve battere, invece no, la batte Abate, si passa dai piedi di rotondo adesso. Dribbling che riesce solo in parte, pallone che esce e finisce così il primo tempo. Sta per iniziare adesso il secondo tempo, si aspetta il fischio d'inizio da parte dell'arbitro, con Blasio che si appresta a battere questo calcio d'inizio. Ok, dei portieri, andrà direttamente in porta forse? Eh sì, ma il tiro finisce direttamente fuori.
e quindi si riparte con il calciatore in maglia numero 7 che vede lo scatto di Guarino, controllo, orientato, arrivo, questa volta si riparte con una rimessa dal fondo a Blasio, stoppa questo pallone, la mette a terra, allora di suola, poi pallone va numero di distanza che però sbaglia stavolta, va troppo centrale, Esposito impallato, Esposito rotondo, Esposito ancora a lottare, forse è rimessa, adesso sì, è rimessa per i calciatori con la pettorina. Blasio per il fratello, controlla adesso, va laterale per il fratello ancora, Blasio centrale sul destro, la conclusione è impallata. Stavolta la conclusione è rimpallata sul calciatore in maglia numero 7 e si dovrà ripartire con un calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto adesso ma rimpallato, quindi rimessa laterale. Rimessa laterale, adesso destro-sinistro, palla che però finisce in possesso di Guarino che vede benissimo l'ingresso del proprio compagno sulla sinistra, poi dal numero 7 dall'altra parte si gira dal destro ma Pistacio è più pronto di lui sulla battuta e si riparte dall'altra parte con la squadra in maglia nera che recupera questo pallone, allora si gestisce, si va lungo linea per Esposito che vede dall'altra parte il calciatore in maglia numero 7 ma Blasio legge tutto e allora si riva, ma questa palla viene fatta scorrere, quindi niente da fare, si riparte. Il numero 7 ancora in impostazione direttamente in porta, l'impressione che pensisce un po' il Blasio e a Blasio va a prendere questo pallone, lo controlla, lo gestisce, lo perde, ma la rimessa non è sua, non è sua, va ad ostacolarla, niente da fare, palla per i calciatori in maglia nera che impostano dall'altra parte, niente da fare, adesso è a Blasio che gioca adesso pallone, l'ho fermato, poi va con un fallo, scaldano gli animi, scaldano gli animi. Scaldano gli animi, adesso sarà una rimessa, un calcio di punizione battuto per Uniri con il calciatore in pettorina che devono ripartire con Rotondo. Blasio si riparte con Abate adesso dall'altra parte, lunga calciatore numero 7 la controlla e può ripartire adesso l'azione, lunga dall'altra parte per Guarino che controlla ma non troppo tanto che sarà rimessa per gli avversari. Vediamo adesso Di Stasio che batte a Blasio, allora si parte Guarino da sul destro, prova a centrarsi la finta, rimessa direttamente centrale per Esposito che arriva tardi, numero 7 calcia col destro ma chiude troppo e quindi la palla esce al lato della porta difesa da Di Stasio. A Blasio adesso dopo la ripresa del match, Abate, Guarino centralmente, Guarino sul destro, una recupero palla di Abate a Blasio dall'altra parte del fratello che vede Abate centralmente, si gira ma la palla viene bloccata dal portiere, maglia numero 7 che la cede al compagno, scende sulla fascia dall'altra parte per Esposito che vede benissimo Guarino che di prima provava a sorprendere l'uscita di Stasio, non c'è riuscito, allora Blasio Abate a Blasio ma la palla viene controllata e poi ricalciata in avanti dal portiere della squadra in maglia nera, Rotondo la dà da Blasio
fisico e rimessa, cambio, si chiede il cambio adesso, rimessa per si discute adesso con l'arbitro per il fallo fatto in precedenza mentre si attende i cambi, adesso l'uscita e si riprende quindi di stasso centrale. A Blasio vede il taglio del compagno che corre sulla fascia ma non riesce ad intervenire su questo pallone. Il portiere della squadra avversaria può ripartire. Palma, il 7 gioca su Palma, tiene il pallone. Guarino sul destro se la porta fuori, calcia per Guarino, calma, rabbia. E si riprende Di Stasio a Blasio. Di Stasio ancora per Rotondo, allarga di nuovo su Blasio, pallone sul compagno centralmente dall'altra parte. Si perde un po' la calma in questo momento per un lancio di troppo. Pallone recuperato in attacco, il numero 7 va alla conclusione. Ma come è possibile? E Palma deve controllare questo pallone, la dà dietro al proprio compagno, il portiere che poi va a lungo. Ma Blasio recupera. E allora adesso sul fratello. A Blasio su Blasio. Dall'altra parte. A Blasio con la sola dall'altra parte, il proprio compagno col destro, un pochissimo lato, un pallone che era potenzialmente pericoloso ma che si conclude con un gol. Palma deve giocarla, la gioca sul 7 che si riappoggia a Palma col destro, si allarga dall'altra parte. Palma che aggancia. L'uscita di Stasio è provvidenziale. Allora Rotondo che deve far scorrere per Blasio che arriva alla conclusione ma non riesce a metterla dentro. Il portiere può rinviare ma niente di fatto. Allora Blasio col destro fintato, poi destro a chiudere che però non sortisce alcun effetto. Pallone in campo dopo pallone in campo, bisogna fermarsi e quindi si prova adesso a far fermare. Pallone che ricomincia, adesso ricomincia a girare con Guarino che scappa col destro, prova a girarsi, invece no, va a lungo da Esposito che dal centrale per Palma non riesce ad intervenire. Rotondo deve dare pallone battuto al centrale. Pallone su Guarino, adesso lungo di 7 che controlla adesso Guarino col destro ma viene fermato ultimamente. Adesso a Blasio che può ripartire. A Blasio per il fratello, sinistro destro, rete, rete di Blasio. Mette di Blasio e quindi adesso bisognerà accendere il match. Ricomincia il match, l'arbitro chiede il cambio. Cambio effettuato in questo momento, quindi tra poco l'arbitro fischia, ecco. Vieni che non ci sa, cioè Arrigo, Giova, copri pure tu. Cioè capi? Marino va. Sul destro poi sul sinistro con una finta di troppo. Andiamo, perde il pallone. Ma era tanti. Parte Marco, per Blasio. Di Stasio centrale per Blasio che tiene il pallone. Appoggia a me che batte.
aspetta i propri compagni. Abate va lungo per Ablasio, invece no, il fratello attaccando poi col destro diretto in porta, tiro un po' troppo velletario che non impensierisce il portiere della squadra avversaria, quindi si può ricominciare con il numero 7 che viene travolto e si continua per l'arbitro, non c'è niente di Ablasio. E progressione, palla al piede. Girare! Si ricomincia allora da Ablasio dall'altra parte. Salta uno, poi col sinistro calcia addosso al proprio avversario. Quindi si continua. Adesso il pallone è nelle mani di, nei piedi di, del portiere. Ablasio per il fratello, la dà dietro al portiere. Pallone perso poi solo per un attimo. Si gioca con Ablasio che gestisce. Abate da Ablasio. Adesso è un momento di gestione da parte della squadra in pettorina che non vuole cedere. Gira ancora. Questo pallone che passa da un giocatore all'altro. Ottimo il tacco in questa occasione col destro di Ablasio che però viene deviato. Pallone battuto in questo momento e girato dietro con Ablasio che potrebbe provare di nuovo la conclusione, l'ha già fatto in precedenza, invece no, rotondino rotondo che va sulla destra in centrale. Adesso si tiro, rete, ancora Ablasio che va a concludere questa azione. Ottimo il gol, ottimo lo spunto anche di Rotondo che si accentra e calcia per il compagno in modo da favorirne il gol. Adesso cambio anche nella squadra nera con Esposito che ritorna in campo in questo momento. Giocata adesso palma per Esposito, tiene palla sulla sinistra, poi si accentra adesso sinistro, fallo fischiato in questo momento e bisognerà adesso attendere il posizionamento della barriera e del pallone, vedremo chi andrà a calciare questa punizione dal limite. Diciamo che la mattonella è invitante ma è anche difficile batterla da lì. L'arbitro posiziona la barriera in questo momento, tendiamo di capire chi batterà questo calcio di punizione, se Guarino o Esposito. Va Guarino col destro, Di Stasio un po' in difficoltà con Paranche con il volto. Adesso bisogna ripartire con Di Stasio che va centrale, ma non riesce a prendere questo pallone. Ha perso il pallone d'attacco con il destro di Ablasio che questa volta però finisce alto. Conclusione potente ma non angolata che finisce alto. Guarino fischiato, fallo per Guarino, cartellino giallo in questo momento estratto. Battuta adesso per Esposito che non riesce a dannare. Adesso si prova il lancio lungo, la sforbiciata di Guarino che sta cercando il gran numero, deviato poi da Di Stasio. Esposito calcio direttamente. Di Stasio questa volta deve intervenire con i piedi per coprire questo tiro. Guarino la dà dietro ad Esposito che lo calcia troppo alto. Mette calmo. Non permette il Matte, però stiamo dicendo 5-1, Matte. Pallone che adesso esce di messa laterale per la squadra in pettorina.
Vedremo cosa succederà in questo, questi ultimi scampoli di partita. Mancano pochi minuti, ma la partita ormai sembra indirizzata. Sto ancora aspettando in pettorino. Oh, Arigò, è su! È su! Il pallone, Arigò, va fino in fondo, forse è fallo, invece no. Oh. E la regola del vantaggio che favorisce l'intervento di Abate. Pallone sul palo, palla in possesso di Ablasio che poi conclude ancora e segna. Ancora Ablasio che va a chiudere un'azione ottima di della squadra in pettorina giallo. I calciatori in maglia nera cambiano ancora con il calciatore in maglia numero 7 che gioca adesso la palla, però bisognerà ribattere perché l'arbitro non aveva ancora fischiato. C'è il maglia numero 7, gestisce dall'altra parte il calciatore del suo Esposito, tiene il pallone al sinistro, allargato dall'altra parte per Guarino che prende un dall'altra parte Ablasio, commette il fallo, segna ma è un fallo, quindi giocherà fermo. Vedremo adesso cosa farà il direttore di gara. Niente. Si riparte. Esposito per il numero 7 che allarga per Guarino, ma niente da fare, questa volta niente da fare. Il pallone è troppo lungo. Squadra in pettorina adesso deve gestire questi ultimi minuti di partita con una palla rischiosa, davvero molto rischiosa. Esposito sinistro, finisce direttamente all'alto. Adesso esce Rotondo, entra Ablasio, ultimo cambio probabilmente del match. Pallone gestito da Ablasio centralmente, lotta, niente da fare. Ancora Ablasio gestisce, va centrale per il fratello ma perde il pallone. Allora Esposito si accentra col sinistro, fermato dall'intervento di Abate. Buono il pallone verso il proprio compagno, un scontro al centro dell'area di rigore che però sfavorisce il calciatore in maglia nera, preso una botta, fatto male, sta uscendo. Dobbiamo vedere se è un cambio o se si Esposito, si è un momento di ok, entra Palma e il calciatore non riesce a riprendere. Guarino sulla palla di Esposito non riesce ad intervenire, allora Blasio da fratello, buono il dribbling ma niente da fare sulla conclusione che esce lato della porta, difesa alla squadra nera. Si riparte con Palma che gestisce, la dà al proprio compagno che è Esposito. Altra parte vede il Guarino, pallone del 7 di prima intenzione verso Guarino, ancora conclusione parata da Istasio. Allora adesso il calciatore in maglia numero 7 che va a battere questo calcio d'angolo, va a lungo dall'altra parte col destro, niente da fare per Palma che non riesce ad intervenire. Allora Blasio va a stare qualche secondo prezioso. Guarino va a battere questa, capito tutto da Blasio, si riparte Blasio per Blasio, fratello va di nuovo dal fratello, invece no, col destro e segna ancora. Ennesima rete dei due fratelli che hanno praticamente conquistato. Passaggio che
Quindi bisogna attendere adesso il fischio, si riparte adesso. C'è la maglia numero 7. Si va. Di là. Buona Matteo. Parata di Stasio sulla conclusione di Esposito. E allora Guarino controlla. Se ne va. Guarino, tocco sotto ed è rete. Che bel gol. Giocatori un po' fermi della squadra in pettorina gialla permettono a Guarino di uscire, di gusciare tra i difensori avversari e con uno scavetto segnare. Di Stasio. Va a lungo per Blasio, ma niente da fare. Allora il numero 7 va alla conclusione, palla che resta lì a disposizione di Guarino. Sul destro, rimpallato da Arico. E allora il numero 7 che la dà di nuovo a Guarino, ma Blasio ferma tutto. Arico va a conquistare questo pallone in velocità, ancora sull'uscita del portiere. Calcio d'angolo secondo l'arbitro, battuto probabilmente veloce dall'altra parte per Ablasio, finta su Esposito, ancora un'altra finta sul destro e forse una di troppo. Esposito può scendere ma perde il pallone, allora dall'altra parte Ablasio per suo fratello. Ablasio ancora non riesce a tenere questo pallone, Esposito sbaglia e si va Arico su Ablasio. Blasio col destro la dà ad Arico sul sinistro che però finisce al lato. Ultimi minuti di partita con la squadra in pettorina gialla che sta dominando il match. Guarino adesso ferma il gioco per un si riprende adesso. Fermo il gioco. Palma sbaglia tutto, dà la palla da Blasio. Suo fratello per il fratello, poi un'incomprensione tra i due. Pallone sul sinistro che finisce out. Palma va dal numero 7 che allarga tutto per Guarino che si era inserito bene ma non riesce ad agganciare, quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo. Arico centrale per Di Stasio, bate, tiene il pallone Arico, invece sbaglia tutto Esposito, tacca per Guarino ma l'idea era buona. La soluzione è un po' meno. Questo è fallo da parte di Palma ai danni di Arico. Arico batte velocemente ma l'arbitro dice che deve fischiare, quindi si ripartirà. Bisogna attendere però il fischio da parte dell'arbitro. Manca un minuto dice l'arbitro. Va da Blasio dall'altra parte per il fratello e questa volta riesce ad insaccare rispetto a prima che aveva avuto la palla sul sinistro, questa volta col destro va, poi va ad esultare. Partita dominata dalla squadra in pettorina gialla. Guarino se ne va, Guarino va tutto da solo, nessuno segue l'azione. Abate per Blasio, va col destro finta invece, il destro va dall'altra parte per il fratello, pallone che finisce esattamente fuori. Il pallone è rimasto sulla rete. Ehi, Giovanni, non ti accadere, non ti accadere.
bisogna cominciare dalla messa laterale, dice l'arbitro. Punto fiscale in questo caso. 7 da Guarino, che l'ultimo a mollare. A Blasio provava ad intervenire, invece il 7 va a Esposito, pallone che non entra nemmeno questa volta. Finisce qui la partita con la squadra in pettinaggio gialla che stravince.